Ciao, sono Daniele Dasenmatte. E anche tu, quando usi il cotton fioc, fai questa faccia. Tutti abbiamo dei vizi. Però, quando si parla di vizi, pensiamo ai classici: mangiarsi le unghie, fumare, dire le parolacce e via dicendo. Ma facendoci caso, possiamo trovarne un'infinità che ci accomunano tutti quanti. Ad esempio, i discorsi sugli omosessuali. Anche se l'omosessualità non è più un tabù, ci facciamo ancora delle remore. Però c'è una frase che diciamo tutti e a quanto pare internazionalmente riconosciuta. Riflettete: almeno una volta nella vostra vita, per dire una cosa brutta su un omosessuale, avete detto: che potenza, zio, io ho un sacco di amici gay. Ecco, questa è la frase che ti dà il via libera alla cattiveria. Però sti froci, quando fanno le checche isteriche, proprio non li sopporto. Cioè, avete capito? Anteporre. Io ho un sacco di amici gay. È il prologo che ti permette di dire le peggio cose senza passare da omofobo. Della serie. Ya ya, io ho un sacco di amici ebrei. Però sti zemiti. Un altro vizio ce l'hanno tutti i genitori. E sto parlando del sadismo. Ci hanno terrorizzato per anni con minacce del tipo: se ti fai male te le prendi. Che stronzo. Se prendi un brutto voto te le do di santa ragione. Ma cos'è la santa ragione? E infine, la più bastarda di tutte: quando da piccolo facevi capricci, piangevi, e invece di ricevere una semplice consolazione ti sentivi dire: smettila di piangere! Non ci riesco! Se non la smetti di piangere ti do un ceffone, così avrai un valido motivo per piangere! Questo è un vero vizio terribile! Un po' come quello di prendere le mutande da terra con le dita dei piedi. Dannate scimmie. Comunque sempre meglio di quando siete sul divano e vi mettete la mano nei pantaloni. Sempre per rimanere in tema genitori, il vizio di vostra madre è quello di farvi venire sensi di colpa. Ad un certo punto ti fanno sentire di troppo a casa. Poi, quando arrivi a dire la fatidica frase: mamma, vado a vivere da solo. Che succede? Mamma! Perché? Perché cosa? Perché non mi vuoi più bene? Parliamo delle zanzare. Questo è un vizio che vive solo 4 mesi all'anno. Arriva l'estate e arrivano le zanzare. Le zanzare sono gli esseri del male, i messaggeri del demonio, i tirapiedi di Satana. E puntano a scatenarti un vizio che ti fa diventare scemo. In un attimo trasformi camera tua in una discoteca. Il vizio delle falsità. Stai passeggiando per la strada con un tuo amico quando improvvisamente ton 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 ti ferma una persona. Ciao Jack. Ciao grandissimo. Tutto bene? Che potenza, la grande, tu? Tutto a posto. Grande. Ci vediamo. Ok. Chi era? Che cazzo ne so io chi era. Quante volte mi è capitata questa cosa? Quando ero bambino, l'insulto più grave che riuscivo a fare era: sei un bambione. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Specchio non c'è, buttati te. Ma ora i bambini, grazie ai videogiochi, hanno liberato lo sproloquio, che è un po' il vizio di ogni gamer. Avete mai giocato online contro un bambino? Muori figlio di p***a, non sei capace di giocare, sei un p***a, giù stupido, vai a piangere da quella p***a, la tua bambina, che l'altra sera ce la sei tutti quanti e abbiamo scoperto che fa picciucci lei nell'amico. Mamma. Passiamo a il vizio della parità dei sessi. Quando una donna fa un casino nel posto di lavoro, ha delle carte da giocare per uscirne pulita. Signorina, non mi ha mandato le fatture al commercialista. Ops, mi sono dimenticata. Ora bisogna pagare una multa. No, non si arrabbi, le rughe della rabbia rovinano la sua bellissima faccia. Ma mi dica un po', è una mia impressione o la trovi in ottima forma? Ha un occhio attento, Ho ripreso la palestra. Lei è come il vino, più passano gli anni più migliora. Vabbè, dai, per stavolta non fa niente. Per noi uomini non funziona così. Daniele, non mi ha mandato la fattura al commercialista? Sì, ma lo sa che lei oggi è veramente bella? Perfetto, oltre a detrarre la multa dal suo stipendio, le facciamo anche una bella ingiunzione per molestie sessuali, va bene? E questa me la chiamate parità dei sessi? Quindi, ricapitolando, quali sono i vostri vizi? Scrivetemelo in un commento qua sotto o su Twitter ha cancelletto il vizio di... E non la sopra. Là sopra non abbiamo il vizio. Sono Daniele Dasenmatte. E se il video non ti è piaciuto? Anima. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e a venerdì prossimo! Whee! Papà, mi racconti una storia? Due che palle! Dai! Una principessa conosce un principe figa power, se lo sposa e vissero felici mica potenza per sempre. E poi? E poi fecero un bambino. E perché? Perché si amano. E perché? Perché stanno bene insieme. Ah. E perché? Perché sono felici. E perché? Perché sì. Perché? Perché due non fa tre. E perché due non fa tre? Clotilde, il pupo si è addormentato. Sei un padre meraviglioso. Che cazzo ne so chi era? Di quella vacca lurida fan l'insulto. Anche se l'omos...